Ma noi dobbiamo camminare per lo Spirito. Amen. Alleluia! Gloria per piacere a Dio. Amen. Noi siamo chiamati, alleluia, per piacere a Dio. Non alle persone, non agli uomini, non alle donne, ma siamo chiamati a piacere a colui che ci ha chiamati, che è il Santo dei Santi, il Re di Israele, il Re della Gloria. Lui ci ha chiamati a vivere una vita santa, una vita spirituale, una vita consacrata. Ma tu con le tue forze non ce la puoi fare, con le tue forze umane non ce la puoi fare a vivere una vita santa, con i tuoi sforzi, con la tua volontà, con le tue capacità umane non ce la puoi fare a vivere una vita spirituale, con le tue forze umane, col tuo intelletto, con i tuoi sforzi, con i tuoi metodi non puoi vivere una vita consacrata. Tu hai bisogno, io ho bisogno della potenza dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di vivere in comunione intima con lo Spirito Santo. Amen. Abbiamo bisogno di essere sempre in connessione, in comunicazione con lo Spirito Santo. Alleluia. Dobbiamo arrenderci completamente allo Spirito Santo, perché Lui è l'unico che ci può trasformare. Amen. È l'unico che ci può liberare dalle vanità, dagli inganni della mente carnale, dagli inganni della concupiscenza, dagli inganni di questo mondo. Tu e io abbiamo bisogno della potenza e della presenza, e come abbiamo contato, della guida dello Spirito Santo. Tre cose fondamentali: la presenza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo e la guida dello Spirito Santo. Chi è che sta guidando la tua vita? Amen. Chi è che guida la tua vita? Chi è che guida i tuoi pensieri? Chi è che guida il tuo modo di pensare, il tuo modo di parlare, il tuo modo di comportarti? Chi è che sta guidando la tua vita? È veramente lo Spirito Santo? Quando sei in casa tua da sola o da solo, chi è che ti guida? È lo Spirito Santo? Stai vivendo in comunione intima con lo Spirito Santo? È questo quello che abbiamo bisogno in questi ultimi tempi. Gloria a Gesù. Alleluia! Gloria al Signore, affinché quando lo sposo ritornerà ci trovi preparati. Amen. Preparati in ogni luogo dove noi ci troviamo. Amen. Perché Gesù può arrivare all'improvviso e forse noi non saremo nel culto. Forse noi saremo a casa, saremo al lavoro, saremo a mangiare, a lavorare, a fare la spesa nel supermercato, e in quel momento ti troverà pronto il Signore. Alleluia. Come stai camminando durante la tua giornata?